Brescia in campo per cancellare subito la sconfitta di Cesena, la neopromossa salernitana, per fornire invece le prime conferme dopo il successo nel derby con l'Avellino. Lombardi costretti a fare a meno degli infortunati Somma, Maidat ed Andrea Caracciolo, con Boscaglia che ritrova però l'Under 21 Venuti. Granata privi invece dello squalificato Eusepi, così nel tridente offensivo Torrente lancia al centro coda fin dal primo minuto, affiancato da Gabbionetta a destra e Donnarumma a sinistra. Direzione arbitrale affidata al genovese Davide Gersini. Brescia pericoloso al sesto minuto. Efficace lo schema su calcio di punizione, disorienta la difesa granata, ma dopo un contatto sospetto fra Moro e Kupitz, da distanza ravvicinata Antonio Caracciolo non riesce ad inquadrare la porta avversaria. Ammonito Moro per un fallo a metà campo su Morosini lanciato in contropiede, la salernitana controlla le iniziative dei padroni di casa, rischiando solo quando Kupitz riesce a rubar palla a Donnarumma, rimettendo al centro dell'area un pallone soltanto sfiorato in acrobazia dallo spagnolo Jake. Ci prova poi Morosini, ma il suo destro dal limite dell'area non crea nessun problema a Stracoscia. Due minuti dal riposo, la salernitana sblocca il risultato. Su calcio d'angolo di Gabbionetta, Schiavi salta più in alto del diretto avversario e di testa supera Minelli. Brescia aggressivo in avvio di ripresa e difesa della salernitana che comincia ad andare veramente in affanno. Dopo aver reclamato un rigore per l'entrata decisa su Embalo, al sesto i padroni di casa vanno al tiro con un diagonale di Morosini deviato in angolo da Stracoscia. Pochi secondi dopo è ancora il portiere granata a rendersi gran protagonista, respingendo in rapida successione le conclusioni di Mazzitelli e del solito Morosini, senza concedere respiro all'avversario, e poi Kupitz a cercare gloria con un gran destro finito alto di un niente. Sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, il Brescia rischia però tantissimo quando Coda, partito sul filo del fuorigioco, si presenta tutto solo davanti a Minelli, calciando clamorosamente a lato. Fallito il possibile 2-0, la salernitana paga subito dazio incassando il pareggio. Inarrestabile, dalla sinistra Colì arriva sul fondo e con il piede mancino rimette verso il centro. Prepotente e precisa la conclusione di destro di Morosini, stavolta non lascia scampo a Stracoscia. Riportata sui binari della parità, la partita si mette in salita per la salernitana, costretta a rimanere in 10 uomini. Nessuna esitazione per l'arbitro Gersini. Il fallo da dietro commesso da Moro su Embalo merita un altro giallo per il centrocampista granata, espulso così per doppia ammonizione. A questo punto Torrente corre ai ripari. Dopo aver già sostituito Coda con Troianiello, il tecnico della salernitana manda in campo Rossi per Donnarumma, poi Bovo per Sciaudone. Dall'altra parte invece Boscaglia prova a vincere la gara inserendo contemporaneamente Rosso e Dall'Oglio al posto di Embalo e Martinelli. Proprio dal piede di Dall'Oglio al 34esimo parte il traversone che avvia l'azione del momentaneo sorpasso. Con un assist quasi involontario di Colì, senza essere toccata da nessun difensore granata, la palla arriva in area a Morosini, che tutto solo, da pochi passi, firma la doppietta. Partita finita? Assolutamente no, perché al 39esimo la salernitana piazza l'acuto che porta al 2-2. Lanciato in contropiede da Pestrin, con un tocco abile Gabbionetta salta Antonio Caracciolo, superando Minelli, davvero un gran gol, quello dell'attaccante brasiliano. Finale che riserva ancora un'emozione forte quando in pieno recupero Dall'Oglio si vede respingere dal palo il tiro sul quale Stracoscia non avrebbe potuto far nulla. Partita che ha concentrato le maggiori emozioni in una ripresa giocata a gran ritmo nella sua prima fase. Migliore in campo Morosini e non solo per la doppietta realizzata. Il finale dal Rigamonti, Brescia-Salernitana 2-2 e la linea può tornare allo studio.